Cambiamo argomento, ci occupiamo di trasporti. La funivia del Renon è troppo rumorosa. Livello dei decibel nella norma nei pressi della stazione a Valle, ma oltre i limiti alla stazione di Sopra Bolzano. Sono questi i primi risultati delle rilevazioni sull'inquinamento acustico della nuova funivia del Renon. Sulla base di questi dati, annuncia l'assessore provinciale Thomas Widmann, sarà necessario prendere i provvedimenti adeguati nella maniera più rapida possibile. I livelli di guardia per quanto riguarda le emissioni acustiche sono fissati in 55 decibel durante il giorno e in 45 decibel in orario notturno. Le rilevazioni effettuate in queste settimane lungo tutto il percorso della nuova funivia del Renon hanno evidenziato come questo limite venga superato nei pressi della stazione a monte dell'impianto, dove si registrano valori che raggiungono anche i 60 decibel. Per un mezzo di trasporto moderno e innovativo come vuole essere la funivia del Renon, commenta Widmann, la qualità è fondamentale, così come il diritto dei cittadini a non essere danneggiati dal suo funzionamento. Sulla scorta delle prime rilevazioni effettuate nei giorni scorsi, dunque, verrà stilato un programma delle misure da attuare per risolvere il problema dell'inquinamento acustico provocato dall'impianto. Tutti i dettagli, prosegue l'assessore alla mobilità, verranno illustrati nel corso di questa settimana ai residenti e alla collettività.